Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Saints Row. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati le scorse puntate con missioni per Nina, missioni per Kev, missioni per Eli, missioni che hanno avanzato anche la storia e, a proposito di questo, ho fatto un altro bel po' di imperi, diciamo, un altro po' di aziende, tra cui appunto quella della Bright Future. In realtà, quando c'era scritto altro sotto, era esattamente come tutte le altre. In sostanza, dovevi fare 3, 4, per esempio, queste ce ne volevano 5, però il progresso dell'impresa erano fare 4 volte sostanzialmente l'incarico che ti dava, ovvero di prendere i chioschi ambulanti, eliminare tutte le minacce, andare a parlare con il responsabile e fine. Tutta la cialuba cabra adesso è a posto e guadagniamo $3,750. Allora, Bright Future era uguale, dovevi prendere 13 furgoni in giro, uccidere tutte le minacce e soprattutto andare a parlare con il tipo, solo che non era scritto e quindi ho pensato, boh, dovremmo sbloccarlo col tempo, però per adesso guadagniamo anche qui $3,700 all'ora. Ma quella che ci fa guadagnare veramente tanti dindini ora come ora è questa. L'Eureka Bator ci fa guadagnare $45,000 all'ora. È veramente tantissimo. E per qualche motivo io non ho sbloccato il viaggio veloce qua. Però è apparso adesso. Ma a parte questo, ho creato, a parte appunto Castle Kraken che già avevamo, ho creato il Vuzayers Recupery che fa 15,000 all'ora, dobbiamo togliere tutte le minacce ovviamente. Ho fatto questa qua della lavanderia che sono 30,000 all'ora, sono tante robe. E infine ho fatto anche questo che è lo Shady Oaks, per adesso $2,500 all'ora, è pochissimo ma ehi, meglio di nulla. Ah, e tra l'altro abbiamo anche Jim Robbs che ci dà $2,000 all'ora. Veramente un cazzo, ma ehi. Quindi questo vuol dire che ad ora gioca il corpo del reato per progredire con il tuo impero. Grazie, lo so. Abbiamo costruito 8 imprese su 6, abbiamo già completato 3 imprese su 2. E infatti non abbiamo più altre imprese che possiamo creare. E sinceramente uno che mi ispira è il dojo. Il dojo mi ispira e so già dove voglio metterlo, ovvero qua sopra, perché è il posto più in alto possibile, in mezzo alle montagne. Secondo me ci sta bene. Poi abbiamo questo qua vicino al ponte con il fiume, bello. Io ci metterei il Planet Saints. Poi abbiamo Let's Pretend, il Radio Cacts, Big One, che non so cosa sia, il traffico internazionale di armi, e il Cutting Edge. E ad ora guadagniamo $106,000 all'ora. Vediamo quanto abbiamo da parte. 7,400. Un po' pochi, ma ehi, va bene così. Direi quindi di progredire proprio con la missione principale, ovvero il corpo del reato. Così guadagniamo più soldi, possiamo fare altre imprese e nel momento che facciamo le altre imprese facciamo la forgia e i guerrieri della larva. Vai, corpo del reato. Ho bisogno del tuo aiuto, la polizia ci sta addosso. Posiziona 6 imprese, completa 2 imprese criminali. La Phoenix dei Saints, non male. E ovviamente Carter, niente, non vuole scomparire, JR? Calm down, where are you? On the move. God, I think it's that purple shirt mafia task force. Those fucking clowns? Shit. I'll get Kevin, we'll figure something out. Va bene, arrivo subito. Ecco fatto. Entriamo nella macchina. Ah, ho cambiato anche armi. Ho cambiato un po' le armi e mi sto trovando abbastanza bene. Non ti dirò che ad ora ho trovato il mio set di armi perfetto, preferito e soprattutto definitivo, ma con quello che ho per adesso non mi posso lamentare. Tra l'altro, non so, fermo un secondo. Non so chi di voi si ricorda il trailer del gioco di Saints Row, ma c'era una scena in cui praticamente rubavamo le armi ai Panteros e poi c'era tutta la scena d'azione che crollava la palla e li investiva tutti. Mi chiedo se sia stata solo una scenetta così, che ovviamente era solo da trailer, oppure c'è una effettiva scena simile. Non ti dico che deve essere minchia uguale identica, volevo fare un salto passando di là ma non ce la facciamo. Non ti dico che deve essere identica, però una cosa simile. Ed eccoci arrivati.
Dove sta Kev? Non lo so, lo troveremo tra poco. Eccolo là. Credo sia lui. Sì, è lui, sta cazzeggiando come al solito. Kev, we gotta go. That police task force is going after JR. Sì, stanno inseguendo JR, ma porca di quella puttana. Finalmente sono riuscito a togliere. Ti giuro, adesso gioco tutto il gioco solo per non fare più apparire le cazzo di scritte sotto. Dai, vieni, sbrighiamoci. Kev, bravo. Forse sarebbe stato meglio prendere la moto, però ehi, fa niente. Beh, no, non ho tempo. Stavo per dire, beh, adesso la prendo. Neanche lo sbattimento, dai. Tra l'altro, non ho ancora provato a sparare con la pistola della Marshall dalla macchina. Mi chiedo se anche lì siano a ricerca. Penso di sì. Penso sia tranquillamente a ricerca. Is that the place with the meat and meat and meat? Yeah, I think so. I hear their turkey legs are amazing. We should check it out when things calm down. Fanno dei cosciotti di tacchino bellissimi. Adesso c'ho fame, grazie Kev, porca di quella miseria. Ed eccoci arrivati nuovamente a Lancelot. Oh no, ho un vestito JR. Allora, fermi. Madonna mia, la pistola della Marshall è veramente tanta roba. Thanks. I thought I was going to jail for sure. What happened? How did they connect you to us? All I know is they came to the shop with a warrant for me and my record, signed by the chief of police herself. I dipped out the back and called you. Fuck, so they have your records? That could sink us. Don't worry, I don't keep my records in the shop. Shit, oh. More cops! E io stavo già scappando. Io stavo già scappando, scusami, eh. Ah, ma... Hold on! Deciditi, gioco, cosa devo fare? Devo solo sparargli o devo... Ecco fatto. Allora, vediamo. This stranger is innocent. Dov'è la polizia però, scusami? Mi sa che devo riavviarla perché l'ho fatta scomparire. Devo riavviare la missione dall'ultimo checkpoint. E rieccoci di nuovo qui, Dio mio, che è successo alla macchina? Madonna mia, sta pistola però costerà anche un sacco, però è veramente rotta. È veramente rotta come pistola questa. Ecco fatto. L'unica menata è che non fa colpi alla testa, o meglio, li fa ma casualmente ovviamente. Beh, falli arrivare questa volta. Aspetta. Ah, troppo tardi. Devo fare delle uccisioni con il fucile a pompa mentre c'è gente che guida. Ecco fatto. Per aumentare, o anzi, per sbloccare l'abilità segreta del fucile, devo uccidere nemici mentre sono alla guida. Ecco fatto. Later, Gator. Later, Gator. Dai, forza, dove siete? Ah, che palle. Allora, voi tenete occupati quelli. Io mi occupo di quelli che stanno arrivando. Troppo tardi. Speravo arrivassero in macchina, ma ehi. Ah, aspetta, aspetta, aspetta. Devo cambiare... No, devo cambiare abilità e niente, devo farlo dopo. Ecco fatto. Devo cambiare abilità... Soprattutto quando sono in missione, più che altro. Ah, vedi quanto è resistente. Quello grosso. Where do you keep your records? We can't let the task force find it. A place called Happy Cat Self Storage, over in the flats. Forza, salite allora. All right. I'll go destroy everything linking you to the Saints. Kev, you keep JR safe. Got it. Levatevi tutti dalla strada. Usare la macchina della polizia in questi tipi di missioni è sempre un vantaggio. Ecco fatto. E siamo arrivati. O meglio, 100 metri siamo arrivati. Secondo me c'è... Non so perché ho il presentimento che adesso appare la Marshall. Per qualche assurdo motivo. Fuck. Ovviamente non posso saltare sopra. I just hope I can burn all JR's files before the cops find them.
Brucia le prove. Allora, fermi tutti. Abilità, spacca muro. Perché non riesco a colpirti? Task force getting up in our business. Ecco fatto. Tutte le altre volte riuscivo a prenderlo automaticamente. Fermi un attimo. Giusta idea. Fucking cops are fucking everywhere. Gotta hurry. Non riesco a prenderlo. Worst filing system ever. Non so cosa devo fare. Cioè, meglio, non so dove sono. Ok, eccone uno. No, di là. Ecco fatto. Come devo fare? Ok. Dai, sbrigati. Sbrigati, signorina, deve uscire da qua, si sbrighi. Ecco fatto. Dove sono gli altri? Eccolo. Vai, sbrigati però. Halfway there. Corri. Dove sono? Eccone un altro. Me ne servono altri due. Dove sono nascosti? Dove siete? Maledizione. Di qua, eccolo. Ma poi perché in sei cose diversi? Vabbè che... Almost done. Che è sempre giusto per essere sicuri che non ti becchino, però cazzo. Ecco fatto. La mira automatica di questo gioco non è sempre molto pratica, devo essere sincero. Sali sopra. Ecco fatto. Dov'è il prossimo? Dov'è? Ecco fatto. Dov'è? Non riesco a trovare l'ultimo. Dove cavolo è? Dove cacchio è l'ultimo? Eccolo. Ecco fatto. There, that was everything. Trova le prove. Nothing but ash. Guys, I took care of the evidence. E intanto i poliziotti se ne vanno. No problem. Oh shit. Cops are here in force. Fucking helicopter. Come faccio a sparare? Come cazzo faccio a sparare? Distruggi. Anzi, aspetta, ascolta. Scendi. Dobbiamo distruggere i veicoli volanti con questo. Sì. Ecco fatto. Me ne manca solo altri due. Preso. Ancora uno. Sali su, per favore. Ah, con R1 forse. Come si fa? Come cacchio devo fare, scusami? Prima me l'ha fatto in automatico. Prima mi è passato da uno all'altro. Non lo so, guarda. $20,000. Auto dei Saints e la Barracos dei Saints. La Phoenix dei Saints, bella. L'impero criminale, livello 3. Il nostro impero può crescere ancora, così sia. Nuove imprese criminali, Cattineggia, Rayo Cats e Big One. Quindi Let's Pretend e Planet Saints li sbloccheremo per ultime, sicuramente. Quindi vediamo quali possiamo fare, abbiamo detto. Ah, è vero, c'era anche... Oh, cavolo. Giochi di potere, ottimo. Non possiamo ancora fare neanche il dojo. No, e saranno gli ultimi tre che sblocchiamo. 400.000. Questo qua delle armi non sembra male. Però ci servono un bel po' di soldi. Mettiamoli da parte per adesso. Cerchiamo di non spendere più.
Quindi, signori, vi ringrazio a tutti per avermi seguito, come al solito avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!